Stiamo constatando positivamente come l'industria italiana, attraverso la forte spinta innovativa, tecnologica e di design, stia dando una interessante risposta al periodo di crisi che speriamo lasciamo alle nostre spalle. E così anche voi state lavorando in questo senso, anche voi lavorate sulla la possibilità di utilizzare nuovi materiali, che vedo che ci sono molti vostri colleghi che stanno anche sperimentando in questo senso. Indubbiamente, ha colto proprio nel segno. Noi quest'anno abbiamo reagito con grossa determinazione a questo stato di passività latente che il settore stava cercando di esprimere, cercando di reinterpretare, sempre più alla ricerca di valori e di percezioni nuove. E lo facciamo anche interpretando materiali diversi, per cui questa fiera per noi è l'insegna del cemento ductal, un materiale assolutamente nuovo, definito già in architettura il nuovo rinascimento dell'edilizia moderna, prodotto dalla Farge, una vera mousse de béton che però abbiamo pensato di introdurre nell'ambiente del bagno, anzi di reintrodurre nell'ambiente del bagno, rivisitando antichi rituali, perché la vasca in cemento di fatto appartiene anticamente a culture e popoli, no? ancora presenti, rivisitando appunto questo materiale in una veste decisamente contemporanea. E questo è uno dei materiali che proponiamo insieme a tanti altri. L'hard light è un altro materiale, o ad altre soluzioni invece che esulano dal prodotto tradizionale ma diventano soluzioni d'ambiente che migrano dal bagno anche ad altre aree dell'abitare. Ecco, poi un'altra cosa che qua si percepisce perfettamente, poi dopo vedremo anche le immagini che scorreranno assieme alla nostra intervista, l'oggetto che, come abbiamo visto ad esempio anche nel settore delle piastrelle, si trasforma alle volte quasi in opera d'arte, quindi la volontà non solo diciamo dell'utilità ma anche proprio della matericità e della tridimensionalità della sua bellezza, insomma. Certo, beh, ma pensi alla sua esperienza da consumatore. Oggi tutti noi cerchiamo proprio di raggruppare, di condensare una piccola esperienza di godimento, no? Ogni volta che ci andiamo ad acquistare un oggetto e lo interpretiamo in uno spazio che è tutto nostro, quindi anche il bagno, che forse ha reagito con un po' di ritardo rispetto ad altri settori a questa voglia, no? Oggi sicuramente la interpreta al meglio. Oggi la vasca diventa un'esperienza multisensoriale da godere, perché ha una matericità nuova, perché magari consente un posizionamento all'interno di spazi assolutamente inconsueti, e diventa quindi anche per noi un modo di rinnovare una proposta che sicuramente, insomma, accoglierà nel segno, credo. Grazie mille e buon lavoro. Grazie.